Buongiorno a tutti, mi sono sinteticità. Sinteticità, cercherò di essere molto breve, mi sono appena ripreso dall'innervosimento e dall'indispettimento derivante dal ritardo del candidato Gianni, che saluto e che stimo. E vorrei che non fosse questo il preludio di un atteggiamento che potrebbe proseguire in caso di sua elezione presidenziale a livello di Regione Toscana, perché ovviamente questo non mi sarebbe assolutamente gradito, perché la questione delle province è un qualche cosa di estremamente importante e di fondamentale. Gli enti locali e tutto quello che ha detto il presidente Menesini sicuramente ricalca il mio pensiero e anche le mie necessità rivendicative dal punto di vista della valorizzazione necessaria dell'ente provinciale. Ho visto un atteggiamento che, diciamo, da persona che ha fatto tante interviews nel mondo professionale, sicuramente non è una buona partenza, ma sono certo che Eugenio saprà percepire questa mia sensibilizzazione e saprà cambiare nel caso fosse presidente, perché questo è un po' il sentimento che ci ha accompagnati in questi anni, caro candidato. Siamo stati maltrattati non soltanto dal governo nazionale a seguito dell'esito referendario, ma soprattutto dalla Regione Toscana. Cioè, il principale affossamento delle province, lo stato di umiliazione perenne che vivono i presidenti di provincia ormai da quando lo sono, facendo veramente un lavoro quasi da martiri della politica, gratuitamente, a dovendosi accollare delle responsabilità immense, dovendosi addirittura assicurare, è un qualche cosa che non ha avuto da parte della Regione Toscana, soprattutto dopo l'esito referendario negativo, un cambiamento di stato di attenzione e di vicinanza nei confronti dei presidenti. Tutte le volte che mi sono provato a confrontarmi con la Regione, penso all'assessore Bugli, di cui ricordo l'arroganza e la maleducazione, mi sono sempre sentito umiliato e profondamente colpito in negativo, vista la distanza appunto che si è ingenerata in questo tempo. Pertanto ritengo difficile, anche se confido, conoscendo Eugenio e sapendo che è un signore che quindi può veramente cambiare le cose, riesce difficile per me considerare un candidato proveniente dalla stessa compagine politica che ha ridotto le province in questa maniera, che possa poi improvvisamente diventare redentore, colui che resuscita le province dallo stato in cui purtroppo sono sprofondate. A livello nazionale abbiamo avuto segnali intermittenti di attenzione che hanno portato poche briciole, lo dicevo anche quando parlavo con il candidato Ceccardi. Io spero veramente che il candidato Gianni, una volta dovesse diventare presidente, cambiasse veramente l'impostazione e l'attenzione che la Regione Toscana deve avere nei confronti delle province, instaurando un tavolo e soprattutto rispondendo ad alcune domande molto semplici: che cosa ne pensa dell'elezione diretta del presidente, che cosa ne pensa della giunta, che cosa pensa delle molteplici competenze che ci sono state scippate dalla Regione Toscana, che ha fornito servizi sempre peggiorativi e sempre appunto meno efficaci ed efficienti nei confronti della cittadinanza e della collettività. Cosa pensa di fare la Regione Toscana, essendo stata la prima, partendo dal basso, nell'interpretare con la 22 e seguenti la Del Rio del 2014? Intende invertire marcia, fare un repentino e forte cambiamento di impostazione e di intenti? E se lo vuol fare, in che maniera? Vuole ripristinare le competenze che sono potenzialmente attribuibili alle province, come già ha promesso che vorrebbe fare il candidato Susanna Ceccardi? Ecco, queste sono le domande che concludo dicendo: ha intenzione il candidato di attivare un tavolo permanente serio, vero ed efficace con la provincia per affrontare tutte quelle tematiche, quei famosi 5 punti che venivano menzionati dall'ottimo presidente Menesini? Ha intenzione di fare le cose sul serio il candidato Gianni? Questa è la mia domanda e saluto. Grazie.